Un mare di preoccupazioni unisce le marinerie abruzzesi. Sono ormai 3 settimane che restano a terra, non escono per riportare la tensione sul caro gasolio, attendono risposte fino a quando non li avranno, non prenderanno il largo. Non ne vale la pena, ci dicono, poiché le entrate sono di molto inferiori alle uscite. Qui siamo sulla banchina nord del porto canale di Pescara, dove accanto al problema del caro gasolio si aggiunge quello annoso dei bassi fondi. Giacomo Fanesi, ex docente ed esperto di navigazione. E questa barca che abbiamo qua dietro, l'altra settimana è andata a pesca, se non sbaglio, questo consuma circa 600 euro di gasolio al giorno e sotto al mercato ha fatto 650 euro. Cioè, da premettere che non deve succedere niente per non andare sotto al pareggio, almeno per pagare la nafta. Figuriamoci se fanno pure qualche danno, come si dice, vanno a zampa per aria. Professore, le altre marinerie abruzzesi da quanto tempo sono ferme, come questa di Pescara? Idem, la stessa cosa, si sono coalizzati tra Ortona, Giulianova, bene o male sono ferme, ma penso anche sotto alle Puglie, perché pure loro si stanno muovendo per fermare quelli dell'Italia del Nord, perché non è giusto che in realtà debbano combattere solo loro. Giulianova sembra che fossero tornati in mare, invece così non è stato alla fine. No, no, volevano, perché sa, c'è sempre qualcuno che dice che stiamo a far terra, andiamo a provare, però dopo alla fine una sola è uscita, ma è rientrato subito perché si sono resi conti che non vale la pena, insomma. Cosa chiedono e soprattutto cosa sperano di ottenere? Vediamo che gli armatori e i pescatori hanno difficoltà a parlare, sono esasperati, non ce la fanno più. Pensa anche un'altra cosa, loro mi dicono non ancora ci pagano il fermo dell'anno scorso, almeno col fermo ci dà almeno un po' d'aria di respiro, manco quello, vuol dire che quando serve allo Stato loro devono dare subito il giorno successivo, quando lo Stato deve dare se ne parla anni e anni, cosa chiedono? Prima, sto caro gasolio che in realtà è troppo alto per loro, cioè se una barca consuma mediamente, quelle mediane, non quelle grosse, che quelle grosse ne consumano pure 2000 litri al giorno, consuma circa 500-600 litri di gasolio al giorno, ha un prezzo di 1,20 euro, 1,30 euro e si prevede 1,50 euro, cioè ci rimettono solo. E poi qualche sgravio fiscale è sicuro, insomma, almeno questo si chiede dallo Stato. E poi immagino per la marineria pescarese ci sono anche altri problemi, come ad esempio i fondali. Sì, il porto. Soprattutto quando c'è pericoloso per la propria vita. Qui ci sono barche che rimangono incagliate ore e ore e dove ci rimettono anche con problemi meccanici. Così non si può andare più avanti. Francesco Scortella, presidente dell'Associazione Armatori di Pescara, alcuni giorni fa aveva lanciato l'ennesimo grido d'allarme e avanzato la proposta di effettuare il fermo biologico non a fine luglio, ma ora che per il caro gasolio le barche sono ferme in porto.